Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Stiamo seduti a guardare la TV mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo e diciamo soltanto: almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire: sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Di fakiri e podestà, stanno arrivando tempi bui, sicurezza o libertà, e allora su, 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 salta insieme a noi, e allora su, 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 canta. Io faccio un gesto, oggi son diverso, io esco fuori e manifesto. Oggi son diverso, io esco fuori e manifesto. Oggi si mi vesto, io esco fuori e manifesto. Fuori e manifesto. Fuori e manifesto.